Consiglieri è finito da una mezz'oretta il Consiglio dei Ministri. Sì, io non ero al Consiglio dei Ministri, Allora, lei è ovviamente, sottosegretario, esatto. non l'hanno mai Quindi, invitata? no, io non ho titolo per stare al Consiglio dei Ministri. Maurizio, però è un Consiglio dei Ministri che riprende. Sì, riprende con un intervento anche piuttosto insomma, sostanziale di Accidenti. Draghi, che rende omaggio all'elezione del Capo dello Stato. Applauso a Mattarella. Applauso, Eccoci, questa è applauso a Mattarella. Metropolis. Siete collegati con noi al centro delle cose. Appunto, oggi riparte il Consiglio dei Ministri. Sembra quasi il primo giorno di scuola, no? Direi di Dopo. sì, è stato piuttosto incisivo il Presidente del Consiglio. Proviamo l'applauso a Mattarella. Poi ha ripetuto le tre emergenze e poi ha dato i compiti a casa ai ministri. Fra una Sì. settimana tornate e diteci che cosa Cioè, state è facendo. fortissima adesso Draghi, diciamo la verità. Non li mette in riga, il povero Sileri è Senza più terrorizzato, argini, senza più per argini. No, no, terrorizzato no, però insomma, a volte i politici vanno anche messi un po' in riga. Allora, No, lo dico lei da non è politico, sottosegretario. però insomma No, comunque in sono qualche anche modo politico, perché dopo 4 anni ormai purtroppo l'etichetta del politico me la sono guadagnata. guadagnata. Non so se sia Presa, guadagnata, non ma so spero se. di sì, insomma. Allora, a Metropolis c'è il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, c'è Pierpaolo Sileri, che è sottosegretario alla salute, anche perché appunto nel Consiglio dei Ministri si è parlato di questo, di mascherine, ancora 10 giorni per le mascherine nel nostro paese, si è parlato anche di caro bolletta, adesso lo vedremo tra poco. Collegato con noi c'è Guido Crosetto, che ringrazio e saluto. Arrivo subito da lei, Crosetto, Sì. perché. Perché insomma, quei 114 voti che lei ha Ma preso per carità. sono davvero tanti. Vabbè, no, io insomma l'ho cercata da subito, però ho capito che lei ha avuto migliaia e migliaia di SMS, molti più dei voti, diciamo, nell'urna Sì. presidenziale. Aspetti, arrivo, perché nel frattempo, insomma, mentre riparte il Consiglio dei Ministri, riparte l'azione di governo, con le tre emergenze, la pandemia, il caro energia, l'emergenza sociale, le diseguaglianze, il divario, c'è il Covid ancora forte, 57.715 nuovi casi oggi e 349 morti. Sono davvero tanti, Maurizio. Aveva una ferita e Mamma ovviamente è mia. come fosse caduto un Boeing, insomma. Esattamente, ogni giorno. E poi comincia il Festival di Sanremo, comincia domani per la verità, non ci siamo andati, ci è andato il nostro Luca Piras, abbiamo deciso di chiamare questa puntata di Metropolis Canta che non passa, però si chiama, siccome siamo ottimisti abbiamo messo quel non tra parentesi, quindi un atto di speranza, cominciamo così. Riscontro nel presidente Mattarella il fatto, come giustamente lui ci dice, di non arrendersi alla prima difficoltà, benché sia una difficoltà grossa. A me è sempre piaciuto questo nella vita, cioè se c'è un ostacolo, l'ostacolo va assolutamente superato, in qualche maniera va superato. E per superare gli ostacoli, no, ci abbiamo messo una settimana, 6 giorni per trovare un presidente, adesso al di là del fatto che Sì, non è un alla ostacolo. fine è stata insomma, una decisione corale importante, però la realtà è che arrivarci è stato molto difficile. Lei lo ha capito, vero, Crosetto? Nel momento in cui la Meloni, la leader del partito che anche lei ha fondato insieme a Meloni, ce l'abbiamo la foto di Crosetto gigante che tiene, eccola qui in braccio Meloni. Quella è la foto, no, Vecchia emblematica, storia. è storia, bene. E poi a un certo punto, qualche giorno fa, Meloni l'ha chiamata e gli ha detto: guarda, intanto votiamo te. In realtà lei ha preso 51 voti in più rispetto ai grandi elettori di Fratelli d'Italia. Si è domandato chi l'ha votata? Lo ha scoperto? Beh, molti me l'hanno detto, Ah, si dice. ma sa, io da quando uno smette di fare politica aumenta gli amici in Parlamento e quindi quando uno non è più un concorrente È vero. rimangono solo i rapporti personali sono più semplici di quelli politici. Ad esempio Pierpaolo è un amico al di fuori delle differenze politiche, per fare un esempio, per rimanere, no, in linea. Quindi, alla fine c'è stato un po' di questo tipo, oltre che, beh, penso che Cioè, la Sileri Meloni stia ha votato, muovendo. attenzione, No, quindi dovrebbe. Sileri ha votato, è un Crosetto, amico, diciamo. No, dicevo. però io e Guido, diciamo, ci confrontiamo spesso, ci sentiamo almeno 2 o 3 volte a settimana su molte cose, anche su perplessità sul Covid, eccetera. Quindi, Va diciamo, bene. da sempre questo, senza dubbio. Però, Crosetto, nel frattempo le facciamo vedere che cosa è successo oggi, perché oggi una delle notizie di questa mattina, Berlusconi è tornato a casa, no? Berlusconi che era stato, insomma, il primo vero candidato che aveva un po' diviso
la destra, il centrodestra e le ambizioni anche di Salvini. Lo vediamo Berlusconi che torna a casa? Perché, insomma, qui qualcosa è cambiato, anche perché tornando a casa Berlusconi hanno cominciato a parlare i suoi, quelli di Forza Italia, per esempio Tajani, a dire beh, però insomma noi il centro non è che dispiace, il centrodestra oggettivamente in questo momento è un po' più diviso di prima. È così, Crosetto? Ma allora, il centrodestra di cui noi parliamo adesso è stato creato 25 anni fa da Berlusconi, sì, con una fusione a freddo che ha messo assieme l'allora destra con l'allora Lega, con quello che rimaneva della Democrazia Cristiana che non era passato con la sinistra, i socialisti, in una fusione che solo un uomo forte come Berlusconi poteva fare. Ha resistito, ma ha iniziato a sfaldarsi col governo Monti, con l'appoggio al governo Monti, poi con l'appoggio al governo Letta e Renzi e poi col passaggio della Lega che appoggiava i 5 Stelle, per cui il centrodestra come l'abbiamo conosciuto e che ha fatto vincere e diventare Presidente del Consiglio Berlusconi più volte, ha iniziato a sfaldarsi tempo fa e ha raggiunto l'apice con queste elezioni, per cui o si passa a qualcosa di profondamente diverso, ma nel quale si ricrea una gamba moderata che fino adesso, che prima rappresentava Forza Italia con oltre il 30% dei voti, oppure difficilmente può essere un centrodestra che si propone di governare. Siccome il compito finale della politica è quello di provare a cambiare le cose, governare, la testimonianza non serve a nessuno. E quindi, scusami Maurizio, quindi Berlusconi che torna a casa dopo un ricovero difficile al San Raffaele, è anche l'uomo che potrebbe dire, beh no, però a questo punto dopo 25 anni il centrodestra così non va più, lo rivediamo, rivediamo i nostri assetti, le nostre alleanze? Beh, diciamo la presenza al San Raffaele di Berlusconi è coinciso in realtà con la fase finale della battaglia sul Presidente della Repubblica, dove lui è assente, lo scenario l'ha tenuto Salvini e l'esito per il centrodestra non è stato positivo. Adesso Salvini rilancia e dice costruiamo una grande federazione. Sì. Ma l'interrogativo è se per fare questa grande federazione bisogna o meno cambiare la legge elettorale. Crosetto cosa pensa? Maggioritario o proporzionale? Ma sa, io penso che i partiti e le coalizioni evolvano e quindi la politica migliori quando c'è una concorrenza reale. Sì. Cioè noi dobbiamo arrivare a puntare, non mi dica lei, mi aiuti lei direttore, come ad avere un centrodestra credibile che si confronta con un centrosinistra credibile. Perché se noi abbiamo ipotesi di monopolio per 10-15 anni perdiamo anche nella qualità politica, che il confronto reale dà. Per cui io mi auguro che si costruisca un centrodestra forte e autorevole, che si possa contrapporre con un centrosinistra che è obbligato a rafforzarsi di più, sempre di più, perché fino adesso cosa è successo negli ultimi 10 anni? Che si gestivano, dopo le elezioni si gestivano i voti e in qualche modo si costruivano governi attorno a quelle persone che avevano più classe dirigente. Sì. Il centrodestra deve togliere la scusa alla sinistra di non avere classe dirigente, deve iniziare a mettere in campo classe dirigente, non soltanto voti, che testimoniano che è all'altezza di governare questo paese senza che nessuno abbia paura che questo paese se ne scappi con la Russia, se ne vada con la Cina, no? Faccia delle cose, dichiari guerra a qualcuno. Quindi mi pare che ci siano le condizioni perché un centrodestra maturo, serio di governo possa nascere. Certo, oggi è disgregato. Il centrodestra di cui abbiamo parlato per 25 anni, oggi è, uso un termine duro, morto, almeno tramortito, diciamolo meno duro, tramortito, e va ricreato. Bisogna partire con un centrodestra in cui la divisione anche tra conservatori o persone della Lega col PPE, in qualche modo, con quelli che rappresentano il PPE in Italia, trovi un punto di unione. Cioè bisogna ricominciare da capo. Il percorso in Europa. Guarda, okay. Io fossi nella Meloni il percorso lo farei in Europa. La Meloni deve proporre al PPE europeo un'alternativa al PSE europeo, portando i conservatori verso il PPE e facendo dentro un blocco moderato popolare, che si contrappone a quello conservatore. Ed è un'evoluzione del pensiero che deve avere necessariamente il centrodestra. Perché hanno capito tutti che un centrodestra che fa guerra a tutto il mondo è un centrodestra che non andrà mai a governare. È molto interessante, è un po' l'impostazione tedesca, no? Dove la CSU e la CDU stanno assieme.
Esattamente, Cioè, esattamente. il centrodestra, per essere credibile al governo, deve in qualche modo europeizzarsi, e questo, entrare nel Partito Popolare. No, deve creare classe dirigente che sia riconosciuta non solo nei confini nazionali, ma anche internazionali, perché sempre di più, lo dimostra l'energia, la nostra è un'interdipendenza globale, in cui il governo non può chiudersi dentro i confini, ma per parlare di energia, per ecco parlare la spiegazione, di finanza, per parlare di ogni cosa. In Parlamento. Per cui il primo punto, e ho finito, sì, che deve fare il centrodestra e avere la stessa idea di quella politica che vuole fare fuori dai confini italiani, non all'interno. Le vere divisioni nel centrodestra finora sono state da diverse visioni che c'erano quando si guardava al di fuori dei confini. Bisogna cercare di avere una posizione unitaria di centrodestra per quello che vuoi fare nei rapporti internazionali a tutto tondo dell'Italia. Capirai. Vabbè, e bisogna che la Meloni però ascolti in qualche modo le parole di Crosetto. Me la fate sentire la Meloni ieri? In questa vicenda, ancora una volta, c'è un partito solo che entra e esce con la stessa posizione, e quel partito si chiama Fratelli d'Italia. Tutti gli altri volevano una cosa, hanno dichiarato una cosa, ne hanno fatta un'altra, e io francamente non ci sto, non mi piego, non dico di sì perché hanno detto di sì tutti gli altri. Centrodestra esce a pezzi da questa vicenda. Ne esce oggettivamente molto molto male, e per quello che mi riguarda a livello parlamentare il centrodestra non esiste più. Dicevo, capirai, per questo, Crosetto. Sono le stesse cose che ha detto le stesse. Io ho detto che è morto, lei dice che non esiste più, poi mi sono corretto tramortito per non darvi titoli, sì. Ma ci ho detto, mi pare che il concetto sia lo stesso, per cui va ricostruito partendo da zero, ma sul resto, sulla parte della coerenza, come darle torto, cioè, in quello ha ragione, cioè, lei è rimasta coerente. Ho promesso a Crosetto di lasciarlo andare dopo 10 minuti, abbiamo 35 minuti di più. Grazie mille Guido Crosetto, ci vediamo presto. Un piacere, saluto a tutti. Al prossimo settennato, vediamo cosa succede. Grazie. Per Paolo. Ciao. Grazie. Intanto, Lorenzo Pregliasco. Lorenzo Pregliasco è il fondatore di Utrend e convive con un nome complicato in questi, diciamo, in questi ultimi 2 anni, no? Perché ecco, questo è il suo profilo. Non è un virologo, non è Fabrizio, è Lorenzo ed è anche un nostro collaboratore. Allora, secondo te Lorenzo, diciamo 48 ore dopo ormai l'elezione del presidente, al di là di dove va la Meloni, come si rifà il centrodestra, però si sposta un po' l'asse nel centrodestra, no? Forse perde la Lega e vince Meloni, almeno a stare, diciamo, ai flussi che tu registri? Questa è sicuramente una delle conseguenze, direi, della vicenda Quirinale. Diciamo che non c'è niente di nuovo, perché l'erosione del consenso a favore di Fratelli d'Italia, l'erosione del consenso della Lega, è una dinamica che vediamo già da diversi mesi. Diciamo che però quello che è successo, la difficoltà di Salvini di trovare una quadra e anche di guidare, se vogliamo, il centrodestra nella partita Quirinale, io credo avrà l'effetto di rafforzare questa dinamica. L'altra dinamica diciamo negativa, probabilmente la vedremo invece sul Movimento 5 Stelle, che nuovamente è sembrato molto diviso, quindi il tema non riguarda solo il centrodestra, credo. Ma l'elezione del presidente Mattarella, che è l'elezione, come dicevamo l'altro giorno, Maurizio, sabato, quando abbiamo commentato in diretta qui a Metropolis, è l'elezione dei parlamentari in qualche modo contro i leader, cioè sono loro, no, che hanno indicato la strada sin dall'inizio. Sì, dal basso in qualche modo. Esatto, partendo dal basso. Dando voce a un paese che voleva stabilità. Esatto, è proprio la voce del paese, no? Questo. Cioè, in questo caso, l'elezione del presidente della Repubblica, se noi l'avessimo fatta all'americana, diciamo, con un voto diretto, avremmo probabilmente eletto Mattarella, o no? Fabrizio. Sì, Lorenzo, perché Fabrizio se lo ci mette in difficoltà. È una maledizione, lo so. Peraltro non c'è neanche nessuna parentela. No. Ormai sarete diventati amici, no? Sì, ci siamo incontrati, diciamo. Vabbè. No, battute a parte, è vero. Tant'è che i nostri sondaggi fatti nelle scorse settimane, dicevano che Mattarella era il nome preferito dal paese. I due nomi forti erano Mattarella e Draghi, per capirci, solo che Draghi avrebbe causato in ogni caso un'instabilità di governo, no? Al Quirinale. Quindi
il sentiment, quello che possiamo definire un po' l'umore del paese, sicuramente in questo caso ha coinciso con la soluzione che si è trovata. Chiaro che poi tutti noi, quando dicevamo sì, Mattarella è il nome più forte, dovevamo sempre aggiungere, però ricordiamo che non è disponibile alla rielezione, sì, e poi, come abbiamo visto, le cose sono cambiate. Scusami, allora, grazie a Pregliasco. Mi raccomando, risentiamoci prestissimo, abbiamo bisogno di te, al di là dei consigli da virologo che ogni tanto credo qualcuno ti chiederà, però insomma, va bene. Quindi, Maurizio, a questo punto si riparte con le tre grandi emergenze che ha indicato il Presidente e che tu hai raccontato su Repubblica in questi giorni, si riparte dalla più grave comunque, cioè dal Covid. Sì, diciamo, si riparte innanzitutto dall'intesa forte Mattarella-Draghi, questa è la piattaforma, un'intesa che però si allarga rispetto a 12 mesi fa, perché 12 mesi fa le emergenze erano due, la pandemia e la ricostruzione, e adesso invece Mattarella aggiunge l'emergenza sociale e oggi, aprendo il Consiglio dei Ministri, Draghi ripete l'emergenza sociale. Che cosa significa l'emergenza sociale? Perché l'altro anno non c'era, adesso c'è, perché in questi 12 mesi il paese è diventato probabilmente più ricco perché ha corso di più, il PIL è aumentato, ma si è indebolito. Noi abbiamo più diseguaglianze, abbiamo più persone senza lavoro, più abbiamo la deregolarizzazione delle aziende, abbiamo i giovani che non hanno lavoro, quindi molti giovani hanno meno speranze. La struttura sociale si è drammaticamente indebolita e quindi naturalmente si parte dalla pandemia, perché è quella più impellente, la necessità di uscire per arrivare poi ad aggredire le diseguaglianze, che sono la vera ferita nazionale, quella che sanguina di più. Ecco, Sileri, al Ministero della Salute si vedono queste sperequazioni, questi 12 mesi faticosissimi in cui speravamo di uscire dalla pandemia e invece non lo abbiamo fatto, ci se ne rende conto? Beh, il fatto che non siamo usciti dalla pandemia, mi perdoni, non è completamente corretto, nel senso che stiamo uscendo dalla pandemia con un virus che ci ha anche aiutato, no? Con questa nuova variante Omicron più debole su una popolazione vaccinata. Noi ora al Ministero della Salute abbiamo un altro problema che è in continuità con la pandemia, che è la ripresa delle attività non svolte, che è un'altra pandemia. Oltre al problema sociale, oltre al problema economico, vi è un altro problema, che sono tutte le prestazioni che sono mancate in questi due anni, che sono un numero... diciamo, i nostri ospedali. Sì, siamo a 600-700 mila interventi chirurgici rinviati, un terzo delle diagnosi di cancro in meno, milioni di procedure e indagini diagnostiche non fatte. Voi capite che è una mole di procedure, di atti, interventi o diagnostica che essa sia, che deve essere in qualche maniera recuperata. Stiamo lavorando a questo, ma è questo ora su quale noi oggi siamo concentrati, perché capite che ogni settimana che passa con reparti occupati, terapie intensive occupati, anche percorsi occupati senza magari letti occupati, significa rinviare qualcosa. Questo ci tornerà come un boomerang, ci torna dal punto di vista di prestazione, ma anche dal punto di vista di ricerca e anche di formazione. Voi immaginate i giovani medici nei reparti, parlo di medici in formazione specialistica, reparti di chirurgia, che hanno saltato due anni di formazione, perché se alcuni reparti hanno fatto l'80% in meno di attività, significa che noi abbiamo delle persone meno preparate che dovremo immettere nel mercato del lavoro e prepararle facendo recuperare ciò che non hanno fatto. Cioè è un problema che oggi noi stiamo affrontando, compreso poi quella che è la riorganizzazione di tutta la rete territoriale, e grazie a Dio il PNRR ci darà, diciamo, un aiuto e consentirà quella svolta auspicata da anni, che finalmente sarà possibile grazie ai fondi. Cosa ci ha colpito molto, ne parlavamo questa mattina con Maurizio Molinari, la morte della piccola Ginevra, due anni, perché non c'è una terapia intensiva pediatrica nel sud Italia. Vede, questo diciamo purtroppo il dolore per la morte di una bambina. Di Covid, stiamo parlando esatto. Di Covid. Allora, prima cosa, di Covid si muore anche in quell'età, anche in assenza di altre patologie. La rete territoriale deve essere di gran lunga migliorata. Oggi abbiamo il problema del Covid, ma posso farvi altri esempi. Terapie oncologiche, terapia del dolore, palliazione nella popolazione pediatrica. Quindi cure oncologiche e palliazione nella popolazione pediatrica è un altro vulnus del nostro servizio sanitario nazionale. Ora è vero che i tumori in età pediatrica sono molto di meno rispetto ai tumori per fascia di età nei soggetti più anziani, ma è un dramma, soprattutto per quelle famiglie che vivono il problema di un tumore nell'età infantile e pediatrica e non hanno delle risposte, così come tantissime malattie rare. Ecco,
su questo noi oggi dobbiamo lavorare. Cioè il Covid a un certo punto dobbiamo metterlo di lato, non dico dietro, perché il Covid continua a esserci, ma va messo di lato, e oggi dobbiamo ricostruire un servizio sanitario nazionale che possa dare delle risposte in acuto per ciò che manca e in prospettiva futuro per la popolazione che invecchia, patologie neoplastiche. Posso fare un elenco, sì, infinito di necessità. È un campanello d'allarme, ma drammatico, ma se andiamo indietro in epoca pre-Covid, purtroppo questi campanelli di allarme erano già presenti in altre situazioni, non chiaramente per il Covid, ma spesso o non raramente si leggeva sul giornale di situazioni del genere. Il che significa che vi erano dei campanelli d'allarme inascoltati dalla politica, scusate se ve lo dico, che erano noti alla popolazione, erano noti a chi serviva lo Stato, medici e infermieri, ma un po' meno ai politici che hanno sottofinanziato negli ultimi 10 anni il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Ora è il momento della svolta, la stiamo facendo, speriamo che sia sufficiente, speriamo che chi verrà nelle prossime legislature sappia capire come la sanità non è secondaria alle altre cose, ma probabilmente viene prima di tante altre. Però vorrei dire, dopo 2 anni di pandemia è più grave che non ci siano dei letti di terapia intensiva pediatrica nel Mezzogiorno d'Italia. Vede, dottore, non è il letto. No, non il letto. No, non è il letto. Cioè, torniamo al discorso della formazione. Alcune aree del paese sono più indietro rispetto ad altre, no? Come assunzioni, come numero di medici, soprattutto quando si tratta di anestesisti rianimatori. Quindi tu puoi avere un letto, ma non hai magari quel percorso che ti garantisce la sicurezza intorno a quel letto, il numero di persone intorno a quel letto. Molte volte si sente, tanti parlano, no? Non voglio adesso riprendere la canzone dei Maneskin, che tutti dicono cose. Tra poco andiamo però, anche a Sanremo. Però la verità è che tutti chiacchierano non sapendo quello che dicono. Per fare un medico, sai, 6 anni di laurea e hai una specializzazione, non lo trovi dietro l'angolo. Qui è mancata la programmazione negli ultimi 10 anni. Ora, anche se noi abbiamo messo 17-16 mila posti in più di specializzazione, questi medici noi li vedremo fra 4-5 anni. Fra 4-5 anni potremmo dire che il mercato è non saturo, ma ci avviciniamo a una completezza. Ma 5 anni fa questo non è stato fatto. Cioè 5 anni fa o 10 anni fa è iniziata la stagione dei tagli, 10 anni fa, e quindi si sono fatte le cose con quello che c'era, senza capire che in sanità si svuotavano ospedali, si svuotavano strutture, tecnologia e soprattutto il personale che lasciava il Servizio Sanitario Nazionale e fuggiva all'estero oppure fuggiva nel privato. Perché la ricostruzione della sanità è uno degli elementi della ricostruzione del paese adesso. Senza dubbio. D'altro canto, ogni volta che vi è stata una crisi è stata messa mano sulla sanità, nel 78, quando è nato il Servizio Sanitario Nazionale, e poi le modifiche successive. Questo sarà l'anno, gli anni della svolta, da qui a 2-3 anni da oggi. Con i soldi del PNRR. Con i soldi del PNRR, ma non solo, anche con i soldi in più che abbiamo messo attraverso la finanziaria nel Fondo Sanitario Nazionale, che finalmente cresce come non è mai cresciuto negli ultimi 10 anni. Certo, Maurizio, 12 mesi ricostruire il sistema sanitario nazionale che non abbiamo ricostruito negli ultimi 2 anni è un complicato. Sì, il primo interrogativo è se noi vediamo la luce in fondo al tunnel della pandemia, cioè se possiamo sperare di terminare questo 2022 con la sconfitta, come dire, convivremo col virus, però con la sconfitta della pandemia. Senza dubbio siamo nella fase di transizione da pandemia ad endemia. La Omicron è una variante che corre di più, meno aggressiva su una popolazione largamente vaccinata. Non dobbiamo oggi preoccuparci, cioè i 300 morti che vediamo oggi fanno male, ma vi è una ragione per questi decessi. Cioè, a parità di contagi, se fosse stata la Delta, oggi avremmo i morti 10 volte tanto, non vedremo 300.000, ma vedremo 3.000. È chiaro che in questo momento di transizione vedremo calare i casi, calare i ricoveri, calare il numero dei decessi. Ora, se a luglio ci sarà ancora qualcuno che muore di Covid, certo che ci sarà, come oggi si muore di tante altre patologie, ma la quota nelle 2.000 persone che muoiono ogni anno in Italia, ogni giorno in Italia, circa 2.000, la quota di Covid sarà molto molto bassa e sovrapponibile ad altre malattie più rare. È chiaro che la convivenza ci sarà, dovremo stabilire dei percorsi, ovviamente, perché il Covid continuerà ad esserci, sebbene in misura minore, e portare avanti tutto il resto. Che vuol dire il passaggio da pandemia a endemia? Vuol dire, per esempio, che queste, le mascherine che abbiamo tutti sul tavolo, le possiamo eliminare tra qualche giorno? Significa che la circolazione del virus sarà chiaramente più limitata, significa abbandonare le mascherine prima all'aperto e solo successivamente al chiuso. Significa in quanti giorni?
Io spero che l'utilizzo delle mascherine all'aperto nelle prossime settimane, ora il Consiglio dei Ministri vi è adesso stato, vediamo, ma c'è Viola Giannoli qui con noi. Credo, guardi, se lei dovesse chiedermi quando finirà, io credo che tutto coinciderà, ma casualmente, con la fine dello stato di emergenza. Quindi? Cioè per fine di marzo credo che avremo abbandonato tante di quelle restrizioni che oggi abbiamo, e forse andrebbe ripensato anche il Green Pass e anche il tipo di vaccinazione, perché è chiaro che servirà una vaccinazione fatta su persona. Oggi noi vacciniamo tutti, prima, seconda e terza dose, in base all'età andrà rimodulato anche questo per garantire la vaccinazione a quelle fasce che sono davvero più sensibili alla malattia e hanno più pericoli. Quando questo? Beh, io credo nell'arco del 2022, quindi rimodulare, e questa si chiama convivenza con il virus. Ci sta dando una notizia, entro marzo lei dice non abbiamo più il Green Pass? No, io credo che entro marzo inizieremo a togliere molte delle cose che abbiamo oggi, però se poi, che qualcuno già chiede, prorogherete lo stato di emergenza? Io, a vedere i numeri di oggi e consapevole che abbiamo una variante che probabilmente è il virus in assoluto più contagioso che oggi conosciamo, pensare che arrivi un'altra variante che corre più di questa e che sia più cattiva la vedo molto improbabile. Credo che dopo il 31 di marzo sarà difficile dover prorogare lo stato di emergenza, e che davvero finalmente ne siamo fuori. Green Pass fino a quando? Beh, lo si deciderà in base all'andamento del virus. Ora, se avessimo fatto questa intervista nel mese di novembre, prima della variante Omicron, probabilmente queste cose non le avrei nemmeno dette, perché avevamo la Delta. Oggi possiamo dirle, se fra un mese vi saranno cambiamenti ancora migliorativi, è chiaro che verrà anticipata. Cioè, così come mettiamo una restrizione in più quando serve, quindi tiriamo... E dovremo, secondo lei, in futuro fare un richiamo annuale? È verosimile che un richiamo dovrà essere fatto, bisognerà capire quanto circolerà questo virus, quali saranno i danni che farà, e capire se andrà fatto un richiamo esattamente come viene fatto per l'influenza, o meglio raccomandarlo a certe fasce di età, renderlo obbligatorio per certe fasce di età, quale sarà questa fascia di età, quali saranno i vulnerabili, quale sarà il vaccino, perché attenzione, sopra 50 anni, beh, al momento è sopra i 50, attenzione, quale vaccino poi, perché è chiaro che andranno aggiornati anche i vaccini, perché magari è auspicabile che vi sia un pan vaccino che vada a coprire tutte le varianti che circoleranno magari nel 2022, che tu ti fai un unico vaccino insieme magari a quello antinfluenzale, chi, non so, medici, over 65, over 50, ma è presto poterlo dire, così come è presto poter dire quarta dose. È chiaro che se fai un richiamo a ottobre sarà cosa? Una quarta dose? Però non è una quarta dose che farai oggi, sarà una dose che sarà un richiamo come fai ogni anno per l'influenza. A chi? Dipenderà da quanto circola il virus e quelli che farai danni. Noi due che siamo over 50 dovremo continuare a vaccinarci. Beh, anch'io agosto sarò over 50 e abbiamo fatto la terza dose. Però quando dico rimodulare la campagna vaccinale, significa, le faccio un esempio, persona con due dosi di vaccino, si è fatta la variante Omicron, ha un Green Pass che vale 6 mesi. Quello che intendevo sul Green Pass è andrà scorporato il Green Pass, che è un qualcosa di amministrativo e sanitario insieme, con quella che è la reale esigenza sanitaria. Cioè una persona che ha fatto il virus dopo le due dosi, a un certo punto avrà un titolo anticorpale, cioè la scienza ci dirà guarda che quello vale ormai per sempre, ma non dal punto di vista amministrativo col Green Pass, dal punto di vista clinico, medico, quanto vale a quella persona l'immunità, e ci saranno ovviamente delle curve, ci diranno nel 95% dei casi vale un anno. E avremo anche il farmaco? Ma il farmaco sicuramente sì, ed è anche qui che dobbiamo continuare a investire. Attenzione quando si parla di mortalità, perché poi nella mortalità rientra anche un accesso ai farmaci, anticorpi monoclonali o antivirali, quindi magari anche quelle differenti mortalità per fasce di età possono anche dipendere, non in Italia solamente, parlo nei paesi occidentali, anche da una diversa accessibilità a determinati farmaci. Quindi ecco, e questo diventerà ordinario, cioè tu sai che nei libri di medicina c'è anche diciamo il Covid, cioè la malattia legata al SARS-CoV-2, variante Omicron che sia, e avrai, diciamo, come curarla, come prevenirla, eccetera, eccetera. E questa è l'endemia, diciamo. E questa è la fase endemica. Il passaggio, e diciamo, credo che questa normale. È il passaggio naturale, diciamo, di tutte le epidemie. E questa è l'unica epidemia che noi ci possiamo ricordare, perché diciamo negli ultimi anni abbiamo avuto l'H1N1, che non è stata solamente come questa, anzi fu un virus che era addirittura meno cattivo dell'influenza stagionale, e il passaggio avviene così, cioè con un virus che si diffonde di più, meno cattivo, e che siamo in grado di gestire. Però Maurizio, è importante dirlo questo, no? Perché insomma, comunque abbiamo fatto bene a mettere quel non tra parentesi. Assolutamente. Viola Giannoli, c'è stato questo Consiglio dei Ministri, no? Finito da ormai tre quarti d'ora. Ormai un'oretta anche. E quindi,
si è parlato di mascherine, mi sembra di capire. Sì, è stato un consiglio dei ministri in realtà in cui diciamo, il fronte Covid è stato affrontato meno di quello che si aspettava alla vigilia. C'è stata la proroga della misura dell'obbligo delle mascherine anche in zona bianca all'aperto per altri 10 giorni, quindi sostanzialmente fino al 10 febbraio, e lo stesso vale per la sospensione delle attività delle discoteche e delle sale da ballo. Insomma, si potrà tornare a ballare, forse, salvo altre proroghe, dall'11 febbraio in poi, non prima. Una decina di giorni. Sì, mentre una tutto... proroga contenuta, sì, diciamo la verità, 10 giorni. Insomma. Una proroga contenuta e contenuta anche nei temi, perché tutta la materia che si aspettava, ad esempio, sulle quarantene nelle scuole, l'equiparazione tra le quarantene scolastiche e quelle, diciamo, sociali del resto dei cittadini, è stata rimandata a metà della settimana. Mercoledì ci sarà un nuovo Consiglio dei Ministri, ma insomma sono provvedimenti che possono, che poi ovviamente devono anche passare per ordinanze e circolari dei ministeri. Perché si è deciso di posporre questa... Perché si continuano a valutare i dati e per quanto riguarda la scuola, il numero dei ragazzi vaccinati nella fascia 5-11 anni che sta salendo tanto. Cioè, quello che deve essere capito è che noi abbiamo un paziente che si chiama Paziente Italia. Tanto, con due dosi il 13% ad oggi. Sì, sì, però, beh, però in alcune regioni è molto più alto, cioè, e soprattutto poi alcuni si sono infettati, quindi sono ex guariti, hanno anche un, diciamo, una vaccinazione naturale. Cioè, noi dobbiamo entrare nell'ottica che noi abbiamo un paziente Italia che di settimana in settimana viene valutato. Se c'è un passo indietro, dici stai a casa, non alzarti perché devi ancora guarire, oppure inizi a mangiare di più, oppure questo è. Ecco perché moduliamo le nostre attività. Invece sembra sempre che dici oddio, cambiate idea. Ma se cambia idea, chi tratta un malato, un paziente che lo dimette, sa che quel paziente lo rivede a controllo e gli cambia quella che è la terapia e, diciamo, le attività che può fare a seconda dello stato di salute. Lo stato di salute oggi dell'Italia con la variante Omicron è di gran lunga migliore rispetto all'atteso, che significa che possiamo ritirare qualcosa che abbiamo fatto o aggiungerlo in futuro se dovessimo fare un passo indietro. Noi ci avviamo, diciamo, come Italia verso la fine dello stato di emergenza, ma io ho visto che in Cina sono stati registrati alcuni casi di influenza aviaria. Questo è un altro problema. Sì. È chiaro che diciamo, con i virus questo è quello che ci si aspetta. La viaria però non è un qualcosa del 2022 o del 2021, è qualcosa che conosciamo. Chiaro che oggi c'è una maggiore attenzione anche dei media a questi problemi. Quindi oggi, se hai un caso di aviaria, ovviamente viene potenziato da quella, diciamo, infodemia che è già presente a causa del Covid. Io non mi sarei adesso a preoccupare, perché altrimenti anche la popolazione che a casa dice oddio, finiamo con uno, attacchiamo con l'altro. Non è assolutamente così. La Cina ha ovviamente delle pratiche anche molto, molto severe, no? Guardate, chiudono per quattro casi positivi, eccetera. Certo. Non è paragonabile, voglio dire, all'Italia, al Regno Unito, diciamo, o ad altri paesi europei. Il fatto è un altro: stiamo uscendo dalla pandemia ed entrando nella fase di endemia. Convivenza con il virus significa mascherine piano piano via, distanza piano piano via. Torniamo a una quasi normalità che non sarà mai più la normalità precedente. Allora, vi fermo per un attimo, perché se cerchiamo una normalità, domani comincia Sanremo. Allora, intanto, come comincia Sanremo? Comincia con Amadeus, cioè comunque il direttore di tutta la kermesse, che dice: guardate che non c'è un piano B, se io mi ammalo è un problema. Me lo fate sentire, per favore? Non c'è un piano B. Se mi prendo il Covid, state qua con me 10 giorni finché non guarisco. Veramente, non è una battuta. Allora, davanti al Teatro Ariston, al glorioso Teatro Ariston, non l'avete visto in studio perché sta lì il nostro Luca Piras. Luca, allora, dai, non c'è un piano B. Buonasera Gerardo, buonasera a tutti. Allora, no, non c'è un piano B. Volevo dirvi in esclusiva che il piano B sono io. Ecco, il piano B sono io, quindi mi dispiace, magari Gerardo mi dà in prestito a Rai 1. Non lo so, dobbiamo chiedere a Maurizio, è lui il direttore. Vabbè, vediamo, dai. Va bene, allora, no, noi siamo proprio lì davanti, sì. Sì, c'è un po' di gente. Qua dietro l'Ariston, eccolo qua. Sì, infatti io mi sposterei, se Sileri mi dà questa autorizzazione, mi sposto perché c'è un mezzo assembramento, quindi mi allontano un attimo. Meglio è venire fuori. Meglio venire fuori. No, ma questa cosa che tu sei il piano B, aspetta, perché nel frattempo, Angelica Migliorisi, che è successo? Che ovviamente la Rai ha twittato, no? Amadeus che dice non c'è piano B. E poi?
Ma in realtà la cosa più importante che è successa è a Di Maio, non abbiamo ancora parlato del Di Maio out, del caso lo Di so, Maio out. Quello di oggi è un caso, non lo dicevamo per non mettere in imbarazzo no, povero Silei. No, io ero pronto a rispondere ad Amadeus, adesso, adesso questa non è, Di Maio out. Questa non è carina. Mi avete portato nella tana, nella tana del lupo. Contro Di Maio, Di Maio out, in realtà sono dei bot, no, dagli Stati Uniti che come dire aumentano una. Sì, sono quattro anni che io so in questa legislatura e quattro anni che sento tutto il contrario di tutto, out, in, ma non Di Maio, in generale, quindi. Vabbè, non la teniamo. Allora, però andiamo sul direttore artistico, dai. Abbiamo questo tweet di Cinque Terai. Sì. Amadeus, non esiste un piano B, se mi prendo il Covid state qua 10 giorni, finché non guarisco, ma la risposta qual è? Il piano di riserva della Rai per Sanremo 2022, se Amadeus prende il Covid conduce Antonella Clerici, se si ammale anche lei Flavio Insinna, se è fuori gioco anche lui, eccolo qua Sergio Mattarella. E torniamo al punto di partenza, cioè a Mattarella. Scusami Luca, tu sei andato in treno oggi fino a Sanremo. Esattamente. E ci hai mandato un piccolo racconto, diciamo, ferroviario? Sì. Sì, perché siccome il viaggio è durato 8 ore in treno da Roma, sono partito da Roma e non da Cagliari, ci tengo a specificarlo, certo. È durato 8 ore, io per passare un po' il tempo ti ho mandato questo video. Vediamolo, dai. Vediamo se volete vedere. Sono le 9:39 minuti e oggi si va in trasferta, molto in trasferta. Eccolo, c'è pure il direttore artistico. Beh, ottimo, 5 minuti di ritardo non si buttano mai via. Intanto almeno un po' di notizia. Il contagio si ritira in tutte le regioni. Riduzione del 16% dei nuovi positivi. Beh, se i treni vanno abbastanza lenti, meglio di niente. Però almeno calano i contagi. È l'Italia delle velocità, dei numeri e delle buone notizie che iniziano a vedersi. Ma ce n'è una di notizie. Il maestro Vessicchio è negativo e sarà al festival. Però al festival è già arrivato un alieno. Com'è possibile che da Roma in treno per arrivare a Sanremo ci vogliono 7 ore e mezzo nel 2022? È la vendetta di noi torinesi che viviamo questa situazione quasi sempre quando dobbiamo spostarci dal nostro puntino in alto a sinistra nella carta geografica. E adesso chi è? Un po' di distanza ve la beccate pure voi. Abbiamo trovato l'erede di Mattarella, che è se stesso. Ora ci tocca trovare l'erede dei Maneskin, che non è la stessa cosa, però è complicato. Sì, anche perché i Maneskin non possono ricandidarsi, possono essere soltanto dei super ospiti, come se Mattarella fosse stato super ospite del Parlamento, l'avrebbero applaudito ma non rieletto. In questo caso però l'elezione sarà diretta e il televoto ci dirà chi sono gli eredi o l'erede di questi leggendari Maneskin. Tra l'altro ieri sera ho incontrato un momento di grande intensità emotiva, uno dei momenti più importanti, devo dire, di tutta la mia vita. I Maneskin, difficile trovare dei successori dei Maneskin, però Sileri ha sentito Amadeus, sì, il direttore artistico. Adesso io vedo anche davvero un po' di assembramenti alle spalle di Luca Piras lì sul corso di Sanremo. Che cos'è che non capiamo? No? Forse è questo il punto su cui chiudere poi Metropolis. Allora, innanzitutto, vedi, lì c'è un assembramento, ma il vostro collega ha una mascherina FFP2, quindi è protetto. Non deve aver paura di quell'assembramento, certo, evitarlo sì, ma hai la mascherina. Amadeus, il direttore artistico, ha detto una cosa che è nella normalità oggi. Dice, se io prendo il Covid sarete tutti in quarantena finché io non guarisco. Ma attenzione, prendersi il Covid, cioè risultare positivo, non significa essere malati. Purtroppo invece oggi noi siamo così, perché? Perché è chiaro che chi è positivo è in isolamento. È in isolamento, punto. A cosa dobbiamo arrivare con la normalità, con la prossima normalità? Quanto prima, appena i numeri ce lo consentiranno, non domani. Essere positivo, asintomatico, trivaccinato, possibilità di fare ogni cosa. Ed ecco quindi che il problema non si pone. Perché sappiamo che se hai 3 dosi di vaccino, quindi boosterizzato, in ottima salute, completamente asintomatico, quindi significa nemmeno il pizzico e lavora, sei positivo con e un sei tampone. Positivo con un tampone, dovremmo arrivare al punto tale in cui quella persona può fare le sue normali attività, magari con la mascherina, magari vedi la carica virale, però dovremmo arrivare a questo.
Quindi attenzione, anche perché condurre e presentare Sanremo. Ma oggi no, oggi no, magari il prossimo anno, perché è chiaro che questo virus ci sarà, ma probabilmente sarà, non dico come un raffreddore, come una semplice influenza, è chiaro che avrai delle accortezze. Se sei asintomatico, sei asintomatico, non potrà essere fatto adesso. Però vede, è questo il nostro pensiero, cioè il pensiero nella popolazione è positivo uguale malato. No, positivo asintomatico è positivo asintomatico. E spesso sono persone che hanno fatto un tampone e hanno scoperto di avere una positività senza alcun sintomo. Va bene, su questo mondo meraviglioso, no? Ringraziamo Sileri che ci ha... Grazie Sileri. L'altro giorno le devo dire una cosa, a un certo punto io ho fatto un tampone veloce ed era positivo, ma poi mi hanno detto no, ho fatto il tampone molecolare, era negativo, e io e lui che stiamo abbastanza spesso a contatto ci siamo preoccupati. Invece... Troppi tamponi. Cioè voglio dire, se non hai nessun sintomo e hai fatto le 3 dosi di vaccino, devi fidarti della scienza. Di quella scienza che ti dice che i rischi di contagiarti sono molto minori, anche se ti contagi i sintomi sono molto minori, eccetera. È il sintomo nel trivaccinato che oggi ti vede. Certo, se hai mal di, io se avessi mal di gola, nonostante un tampone fatto ieri di quelli rapidi fai da te, verrebbe. Oggi non sarei venuto da voi, certo. Non avrei nemmeno preso l'aereo per andare a Milano. È questo che dobbiamo imparare, e questo dovremmo farlo anche per l'influenza stagionale. Cioè, normalmente questo, invece negli anni passati, chi di noi non ha lavorato con 38 di febbre? Certo, ma lo ricordo, febbre? Oggi no, sembra... Cioè, veniva a lavorare con, diciamo, eri stoico, no? Pur con la febbre andavi a lavorare, grande errore, non si fa, abbiamo imparato a non farlo, abbiamo imparato a lavarci le mani, magari utilizzeremo la mascherina anche per l'influenza, proprio per evitare, diciamo, di contagiare tutti in ufficio nel futuro, chissà, però la normalità ci stiamo arrivando, la normalità, diciamo, per rispondere al direttore artistico di Amadeus è arrivare al punto, non oggi, che il positivo asintomatico trivaccinato deve essere libero di poter fare le cose. Possa condurre Sanremo. Va bene, grazie, appuntamento domani. Grazie Maurizio, grazie a voi, al sottosegretario.